Eccoci tornati, Pina, in diretta. In diretta, sì. Non mi porti in vacanza, ma mi porti a teatro. Esatto, non ci spostiamo fisicamente, ma viaggiamo nell'arte. E appunto, Pina, ti porto in teatro, all'interno del Teatro Elettra. Abbiamo tre ospiti collegati addirittura da dentro proprio il teatro. Li vado a salutare, appunto, Antonella Antonelli, Massimiliano Milesi e il direttore tecnico Alberto Buccolini. Ciao a tutti e tre. Benvenuti. Buongiorno. Ci sentite, allora, ci sentite bene? Benissimo, voi ci sentite? Perfetto, sì, anche noi vi sentiamo perfettamente all'interno del teatro. Appunto, partiamo da te, Antonella, perché abbiamo parlato, no, in questi giorni della kermesse che avete all'interno del Teatro Elettra, degli spettacoli che porterete in scena in questi mesi estivi e appunto dell'iniziativa, no, subito appoggiata da Massimiliano, dall'esperienza di Massimiliano, che dirige il teatro dal 94, correggimi se sbaglio. Allora, io sono entrato qui nel 94, sì. Poi l'abbiamo tenuto aperto fino al 96, poi dal 96 fino al 2008 è stato solo sala prove e centro di produzione degli spettacoli di teatro da viaggio e della Permitecondi. Sì. Poi nel 2011 è arrivato Alberto e nel 2017 è arrivata Antonella, e quindi adesso si è consolidato questo gruppo direttivo, la direzione, diciamo, artistica, e poi l'esperienza, grande esperienza dal punto di vista anche proprio scenotecnico di Alberto, che è il direttore tecnico del collega teatro. Riccardo lo stava accennando, su sì. Cosa state lavorando adesso? Noi lavoriamo sempre cosa? Cerchiamo di stare in scena le cose che più ci piacciono, e naturalmente lavoriamo anche perché il teatro abbia una sua voce. E il Teatro Elettra quest'anno ha portato in scena circa 30 spettacoli durante la stagione vera e propria autunnale e invernale, a partire da ottobre, e abbiamo ospitato soprattutto monologhi chiari, perché ovviamente con la situazione che c'era a inizio autunno del Covid, non volevamo che le compagnie avessero delle difficoltà. Come potete vedere, dietro di noi è l'ideale per monologhi, dialoghi, commedie con 3, 4, anche 5 ospiti. Quindi noi lavoriamo, stiamo preparando quelli che saranno i nostri spettacoli per la stagione prossima. Alberto è un attore di cinema, oltre che un bravissimo attore di teatro. Massimiliano è il regista della nostra compagnia Teatro da Viaggio, io sono attrice e drammaturg, quindi il nostro lavoro è sempre ad ampio raggio. Ora ci siamo preparati per affrontare questa piccola rassegna estiva che va dal 4 al 20 luglio, nella quale saranno presenti diversi spettacoli, alcuni dei quali già proposti durante la stagione, tra questi quello di Alberto, L'errore. Monologo per errore. Il mio e di Massimiliano del secondo episodio della saga delle sorelle di Cieco, e tanti altri. Se Massimiliano vuol dire... Parlando proprio di questo spettacolo, no, dell'ultimo che ci hai citato, perché le sorelle di Cieco provano Ifigenia in Gianicolo. Ecco, parlaci di questo spettacolo, poi torneremo anche appunto da Antonio. Da Massimiliano, scusami. Sì, da Alberto. Uguale. Guarda, per noi è uguale, perché noi abituati a fare diversi personaggi, spesso e volentieri. Esatto. Possiamo dire anche noi siamo su quella barca, eh? Guarda, questo spettacolo è uno spettacolo comico nato 3 anni fa. Il primo episodio, La scoperta, lo abbiamo portato in scena pochi giorni prima che esplodesse la pandemia.
Poi ci sono stati questi 2 anni di silenzio e a febbraio abbiamo deciso di scrivere il secondo episodio, che appunto Le sorelle di Cieco provano Ifigenia e Gianicolo, ed è il secondo capitolo di questa trilogia, ed è Lo stupore invece il secondo capitolo. Le tre sorelle si conoscono nel primo capitolo e quindi nel primo episodio, che possono ancora trovare su YouTube. Sì, no? Sì, poi... anche sul sito di Teatro da Viaggio c'è il link. E si conoscono, vengono a sapere di essere sorelle, ma lo sanno da ormai, diciamo, age. No. Sì. E signore mature. Signore mature, corso insieme, hanno lo stesso padre, ma 3 madri differenti. Cominciano a convivere e va tutto bene fino a un certo punto, però non vi racconto il finale. Ecco. Nell'episodio questo padre si palesa finalmente, loro lo aspettano perché si farà una grande festa in suo onore e della nuova gnagna, che scoprirete poi chi è praticamente. Assolutamente. Ecco, Antonella, noi abbiamo un piccolo estratto lo spettacolo, di uno spettacolo, lo vediamo insieme, anche chiaramente sentendo, no? Sentendolo con l'audio, e poi lo commentiamo insieme. Allora vieni davvero? Arrivi il 5 maggio! Come Napoleone! Senti, ma quante candeline devo prendere per la torta? Oddio, la torta! Sì. Mi deponesti forte le braccia. In terrazza con le luminarie trenigi sembra di stare a Bollywood. E che freschezza con il deodorante all'eucalipto. Speriamo che arrivi qualcuno. Continuiamo! E ci dopono! Il citofono effluvio dei 20 soldati. No, i soldati credevo che fossero 10. 10? Ma perché i 20 sono diventati 10? Perché ho pensato all'effluvio dei piedi. Sama. Yamada Hiroshi-sama. Oisogi Hoankensajou mai. ANA kakarin made oshirase kudasai. È più consolatorio del canto del gatto della nutrice che mi addolciva il sonno. Ah, ma era una battuta, meno male. E quella che è salita col finto puma al guinzaglio. Finto? Ma perché era vero? Avete visto quanto ridevano? Sì, e sinceramente vederli ridere così tanto per una tragedia mi ha lasciato un po' stranita, ecco. Applausi, complimenti. Antonella, raccontaci appunto di questi estratti, no? che abbiamo visto e le immagini che ci hanno raccontato. Allora, tutto inizia nel quotidiano, come quasi sempre in teatro, no? E poi all'interno di questa storia c'è il portare in scena, quindi il teatro nel teatro, una tragedia che la drammaturga Eva ha riscritto, però chiaramente non avendo i mezzi giusti, questa cosa viene portata in scena in maniera molto divertente, no? Esagerando certi vizi, soprattutto di certe grandi attrici, insomma, del passato e del presente. Sì. E ci sono misunderstanding sulle parole, c'è un'ilarità che è dettata dall'ingenuità di queste tre sorelle che vogliono fare le attrici, ma chiaramente non ne hanno i mezzi, e questo suscita l'ilarità anche del pubblico, ovviamente, che in maniera molto sensibile capisce che forma grande di autoironia ci sia dietro. È uno spettacolo che può definirsi leggero, ma che all'interno ha la malinconia tipica di chi ha perduto una parte importante della propria infanzia, perché queste tre bambine sono cresciute senza un padre
che di fatto esisteva, c'era, ma veniva a negare il suo affetto, la sua presenza. E quindi si portano dietro queste incertezze, ma anche questo desiderio infantile di riuscire a fare qualcosa di buono per farsi amare da lui. Ecco Alberto, io verrei da te perché appunto avevamo parlato anche nelle nostre altre puntate del mondo dello spettacolo di questo periodo, no? Chiusure, aperture. Fortunatamente si è tornati a vivere il teatro senza troppe restrizioni per viverlo appieno. Com'è stata l'organizzazione e soprattutto poi il rapporto anche con il pubblico? Il rapporto con il pubblico, soprattutto in questo periodo, è stato abbastanza particolare, nel senso che persone che sanno com'era la situazione sono venute senza mascherina e quindi noi ci siamo dovuti adoperare a far sì che chiunque arrivasse avesse una mascherina a disposizione. Certo. Le stesse distanze tra una persona e l'altra, quando era veramente il periodo del piano Covid, in cui però si poteva lavorare. E adesso che, fino a quando ancora non hanno tolto l'obbligo della mascherina, gente che durante gli spettacoli, durante anche l'attesa dello spettacolo, si abbassava la mascherina e noi, come i bambini, come i genitori con i bambini, per cortesia tiri sulla la mascherina. È una cosa abbastanza triste, perché non è che parli con bambini di 12, 8, 9 anni, 5 anni, ma con persone mature che è come se le devi sgridare per dirgli: guarda, tirati sulla mascherina, se no non ti ci porto più a teatro. Questo è un po' quello che abbiamo dovuto passare in questo periodo. Però speriamo che la cosa migliori, che si torni alla normalità, così possiamo lavorare tutti più tranquillamente. È successo anche che ci sono state compagnie che hanno provato la mattina, il pomeriggio hanno scoperto che uno degli attori era positivo e sono saltati spettacoli. È successo anche questo. Purtroppo è stato un periodo duro e brutto per tutti. Sì. Antonella, quale personaggio ti fa sentire comoda, più a tuo agio? Questa forse è una domanda che può rivolgere al nostro regista, perché sì. Lui perché lui è lui giustamente dircelo, che dirige il tutto, Ma guarda, io devo essere sincero, la versatilità di Antonella mi rende difficile rispondere a questa domanda, perché io lavoriamo insieme da 5 anni e qualunque ruolo le ho offerto, insomma, abbiamo costruito anche insieme in alcuni casi, il risultato è stato eccellente. Adesso la sfida interessante sarà in autunno, perché porteremo, riproporremo in scena qui al Teatro Elettra, sarà il primo spettacolo, diciamo, della nostra produzione di teatro da viaggio, dal 17 al 26, dal 18 al 27 novembre, My Fair Boy, che è un testo di Laura Canestrari e Gianluca Reina di diversi anni fa, uno spettacolo, una commedia molto ricca di dove lei fa proprio la psicologa, perché lei viene comunque da quel mondo, viene dal mondo della psicologia. È una, solo che dovrò fare la psicologa massa. E quindi lì sarà interessante, perché è un po' una cosa che un po' risente di certe contaminazioni televisive. Erano gli anni in cui andavano Friends, Sex and the City, queste battute, tutto così, uno stile un po' americano. Vedremo. Io ecco, Massimiliano, ho proprio una domanda per te, perché diciamo che prima abbiamo parlato del periodo, no, che ha vissuto il teatro in questi mesi, in questi anni purtroppo di pandemia. A me ha sempre affascinato però una cosa del teatro, ovvero vivere il pubblico dal vivo, no? Lo chiedo sia dal lato del regista, sia poi dal lato degli attori che calcano il palco e hanno anche le sensazioni, ultimamente non tanto con l'utilizzo della mascherina, però le sensazioni, no, visive, di vivere lo spettatore. Chiedo prima al regista e poi agli attori.
Ma guarda, io ho trovato, se parliamo degli anni di questo periodo di mesi dopo la pandemia, io ho trovato gente molto spaventata. All'inizio della scorsa stagione eravamo tutti terrorizzati, perché abbiamo aperto la stagione che c'erano ancora i limiti. Poi questo è un teatro, non so, se giro leggermente il computer posso farvi vedere il resto della sala o temete che l'inquadratura poi... Allora, più che altro, visto la linea Skype, non so. Siamo così, ce lo racconti, dai. Esatto. Comunque, è una sala da 50 posti, è una di quei posti che un tempo si chiamavano cantine, no? Che hanno fatto la fortuna del teatro a Roma negli anni 70, 60 e 70. Erano tutti spaventati, perché tu in un posto come questo metti il limite e qui c'entravano 20 persone. Quindi qualunque compagnia, prima di prendere... la decisione di produrre uno spettacolo, di offrirsi a 20 persone massimo, erano tutti molto spaventati. Poi è esplosa la voglia di fare ed è stato bellissimo. Guarda, io organizzo teatri, spettacoli, io sono stato l'ultimo direttore artistico del Teatro Agorà, chiuso dai vigili urbani con noi dentro nel 2019, mentre facevamo Gli innamorati di Goldoni. Sì. C'ho un'esperienza, poi pure con Alberto, insomma sono ormai 12 anni che lavoriamo insieme. Beh, io il fremito, sembrava un dopoguerra, arrivavano qua queste compagnie con la voglia di fare, spaventate ma con una gran voglia di fare, idee, proposte, progetti. Devo dire, siamo stati presi d'assalto. Anche quest'anno l'organizzazione della stagione prossima è ormai al 90% è chiusa. Quindi, anche insomma... perché c'è stata la voglia, no? Sia da parte degli attori sia dalla parte poi del pubblico pagante nel tornare a vivere il cinema e il teatro, ma l'arte in generale. Chiedo a te, Alberto, per quanto riguarda invece il lato più attoriale, intanto... chiaramente la differenza, no, che c'è con il grande schermo e il teatro, e poi parlarci del tuo monologo. Allora, sì, per quanto riguarda la differenza tra teatro e cinema è molto particolare, nel senso che il vero attore in teatro vive, in teatro, passatemi il termine, gode, perché il pubblico è di fronte a te, il pubblico lo senti, ti ascolta, senti il suo sguardo addosso. Nel cinema è molto bello tutto quanto, però è molto, molto schematico. Pronti, partiti, azione, si fa la scena, finisce. Sì, anche lì c'è abbastanza emozione, abbastanza soddisfazione nel farlo, però comunque quello che ti dà il teatro, il calore, la fine dello spettacolo, gli applausi, oppure quando inizi che è tutto buio, si accendono le luci e il pubblico guarda te. Questa è una sensazione bellissima. Io dico sempre, chiedo di passare anche questo termine, lo definisco come un rapporto sessuale per me, stare sul palcoscenico e sentire il pubblico che mi guarda, che mi ascolta. Ci stai trasmettendo grandi emozioni. Con Riccardo stavamo commentando proprio questo. Recitare un monologo, ma quanto sarà difficile a livello proprio emozionale, perché non si ha il supporto del compagno in questo caso? Nessuno. Infatti questo monologo che faccio dura circa un'ora e un quarto. Infatti molti miei amici mi hanno detto: ma come fai ad imparare a memoria un'ora e un quarto tutto quello che hai detto? E poi è un personaggio molto particolare, l'errore. È l'errore fatto persona, che dimostra all'uomo, al mondo, tutti gli sbagli che noi facciamo durante la nostra vita. Quindi ha molti cambi di velocità, una volta è triste, una volta è allegro, una volta è un pazzo scatenato, una volta ha paura. E, insomma, è un personaggio che ha mille sfaccettature. E mantenere la tensione su quel personaggio è stata veramente complicata. Intanto devo ringraziare l'autore e il regista, che è Vittorio Pavoncello, sarebbe ingiusto non nominarlo. E alla fine sì, tanta 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 fatica e tanta tanta emozione. Questa è la cosa più bella. Assolutamente. Io vi ringrazio intanto, e poi soprattutto Massimiliano, mi dicono dalla regia
che puoi girare il PC per farci vivere il palco a pieno, quindi insomma per vedere ecco quello che vivete voi, anche se chiaramente con le poltrone vuote, ma per sentire il teatro. Allora, questo è un palco che è nato così, nasce proprio così, il Teatro Elettra negli anni 50 è stato aperto da una grande voce del doppiaggio italiano, Dominici, e noi infatti ci abbiamo il teatro adesso perché sua figlia, una doppiatrice, una persona che per noi è stata fondamentale, la signora Marsigliani, che ringraziamo perché è tra i pochi, devo dire, proprietari di luoghi che durante la pandemia si è autosospesa l'affitto. Non so se sì. È chiara la portata. Chiaro, sì, di sì, assolutamente. Cioè, noi siamo qui grazie alla signora Marsigliani, perché altrimenti, come tanti teatri, avremmo chiuso, avremmo finito di esistere. Quindi. Tra l'altro è una persona che ci conosce da... Faccio una panoramica, mi sento sì. L'operatore, quello Serafino Gubbio operatore. Allora... esatto, il cicerone del Teatro Elettra. Allora, ecco, questi sono i nostri meravigliosi analogici riflettori. Chi è del mestiere li riconoscerà l'analogico, il caro vecchio analogico. Io sono un fan dell'analogico, anche del digitale, ma l'analogico ti dà ancora delle soddisfazioni di manualità, cioè la gelatina, no? Quando dai la luce, dai il colore ai riflettori e metti quel velo di carta lucida. E poi il sipario, di cui sono molto orgoglioso, anche se le compagnie fanno impazzire Alberto perché lo rompono una volta su due. E poi vabbè, c'è una piccola cabina regia, non so se Alberto secondo te ci possa arrivare, c'è un ventilatore cubano perché giustamente abbiamo un bugigattolo dove praticamente questo è la buca del tecnico, però insomma ecco è proporzionale, anche perché Massimiliano, diciamo che c'è tanta anche differenza sostanziale, no? Parlavamo prima di rapporto con il pubblico, di vivere il pubblico in un magari grande teatro, invece in un teatro così, mi dicevi, appunto 50 persone, e quindi anche le loro sensazioni lì presenti, viverle quelle poche persone e comunque viverle appieno anche in una regia così, così piccola, insomma sentirlo il pubblico veramente, e l'energia e l'elettricità che arriva, no? Qui lo senti, qui il pubblico lo senti. C'è un nostro amico, un attore molto famoso che ha dato per un periodo anche il suo contributo qui all'Elettra, Luigi Di Fiore, che dice il pubblico è una bestia che senti respirare, no? Questo nei teatri grandi, quando poi si spengono le luci e inizia lo spettacolo, tu senti questo respiro, perché è una massa che respira insieme a te. E quindi devo dire, qui, nonostante l'aspetto piccinino di questo teatro, si sente in una maniera fortissima, violentina. Si sentono i sospiri, i respiri. E infatti... E anche le sensazioni, sì. Soprattutto. Noi adesso vi dobbiamo salutare, il tempo è tiranno, vi ringraziamo davvero per aver partecipato. E seguiremo la vostra appunto, programmazione estiva. Bene, grazie mille. Noi buon lavoro, in bocca al lupo. Diciamo che in teatro noi siamo soliti dire consentite, ve l'avete consentito. Viva il lupo! Esatto. Okay. Grazie. Grazie. Ciao, grazie a voi, buon lavoro. Grazie. E allora, Pina, abbiamo fatto questa piccola parentesi, no? Dedicata a un viaggio nell'arte e non nel nostro territorio, per parlare anche di quelle realtà, no? Che durante il Covid hanno sofferto maggiormente, lo abbiamo visto con le problematiche legate al mondo dello spettacolo.
Adesso però la chiamano estate, va in pubblicità. Io e Riccardo vi salutiamo momentaneamente, diamo la linea a Libro Aperto con Annalisa Colavito e torniamo dopo per i saluti finali. A fra poco, ciao!